lo Sherlock è un fallito. Non scriverò mai le mie memorie, però avevo trovato il titolo giusto nel caso da un verso di Ezra Pound che dice: l'errore è ciò che non si è fatto. L'avrei chiamato l'errore. L'errore per me cosa è stato? È stato il periodo in cui, dopo la Sicilia, vengo da una famiglia di proletari. Quando sono nato io eravamo 32 in casa, famiglia Mezzadrille Umbra, 1937, mio padre era l'ala bracciantile e quando sono nato io faceva l'operaio in Germania nel 37, a tempi di vecchia famiglia socialista tra l'altro. E ho potuto studiare da maestro elementare. E era anche la mia vocazione, perché ho lavorato molto con i bambini. Sono andato in Sicilia, da Danilo Dolci, lavoravo con i bambini, Palermo, Partinico, in giro per la provincia. E poi ho avuto questa borsa di studio di Olivetti per studiare da assistente sociale a Roma, alla scuola che finanziava lui, che era la migliore, il CEPAS, dove Paolo Volponi, un altro urbinate illustre, insomma, era di casa, lavorava con loro. E loro si occupavano molto di Matera, perché Olivetti aveva investito su Matera, gruppi, insomma, ancora i bassi erano abitati. Le prime volte che sono sceso, fine anni 50, a Matera i sassi erano ancora in parte abitati e ogni stanza c'era il posto per il fuoco al centro della stanza. Da una parte c'era il letto, il lettone con tutta la famiglia, dall'altra parte c'erano la mucca e l'asino, di solito, capito? Quindi era una situazione ancora, ecco, Olivetti intervenne molto e fece cose importanti, insomma. Da questo poi sono passato a Torino, dove sono anche diventato, grazie ai Quaderni Rossi, grazie all'emigrazione, grazie alla scoperta, Torino per me è stato, Palermo e Torino sono le mie città, Torino è stata importantissima perché voleva dire la classe operaia, allora era forte e attiva, nel 62 esplose, io c'ero alle grandi rivolte della Fiat del 62 dopo anni di silenzio totale, gli anni della guerra fredda in cui gli operai non aprivano bocca per paura, lì ci fu il grande risveglio, il periodo del miracolo economico, e poi mi occupavo degli immigrati, quindi ero dentro questa storia, diciamo, già più militante. Mio padre era socialista, io ho avuto la tessera del PSI dal 14 anni, avevo 14 anni fino a, praticamente fino a 24 anni a Torino, quando ci fu la scissione non feci più la tessera, però ero in una certa predisposizione. A Torino incontrai Raniero Panzieri, che è stato per me un grandissimo maestro, la moglie è quella che ha tradotto Il Capitale di Carlo Marx e Pucci Panzieri, cioè gente, e lui aveva organizzato questo gruppo dei Quaderni Rossi che studiava la condizione operaia, le trasformazioni del lavoro in fabbrica, ma anche organizzava azioni, piccole azioni, scioperi, eccetera. Insomma, feci il militante. A Parigi diventai un intellettuale, mi occupavo di cinema, di libri, di romanzi, ho cominciato a scrivere da critico, teatro, le cose. Ero molto affascinato, ovviamente era un'epoca straordinaria, avevo la carta d'ingresso ai corsi dell'École Pratique, l'École Pratique insegnava Foucault, insegnava Barthes, insegnava Lévi-Strauss. Una volta, racconto questo aneddoto, perché Lévi-Strauss ci metteva questi allievi, io ero uno per curiosità, andavo perché avevo letto Tristi Tropici, ma non è che ero appassionato di antropologia, ero amico di Ernesto De Martino, quindi conosciuto nel sud, quindi anche lì un po' di preparazione ce l'avevo. E eravamo in una grande stanza, tutti in piedi o seduti per terra ai quattro lati, e Lévi-Strauss, che faceva una lezione, doveva spiegare come
dai due lati di un fiume dell'Amazzonia, c'era da una parte un villaggio dove ragionavano in un modo, dall'altra parte, a poche distanze, neanche 1 chilometro, c'era un altro villaggio, non c'erano grandi comunicazioni perché c'era il fiume di mezzo, dove avevano un sistema culturale di riferimento totalmente diverso da quest'altro. E per spiegarci questo, lui si era portato un rotolo di lana, sai, quando, e con degli aghi da maglia, e ci faceva vedere come in un villaggio tessevano i tappeti con il punto, fatti conto, appunto a croce, dall'altro lato lo tessevano in un'altra maniera. E questa cosa era la base di due culture nettamente diverse, di due visioni del mondo nettamente diverse, a partire da questo. E per spiegarcelo meglio, fece il giro e dava a tutti in mano sta lana con i ferri da maglia, e io l'unico che, siccome nelle lunghe notti invernali in campagna a Gubbio con la neve fuori, le nonne ti insegnavano anche a fare queste cose per passare il tempo, insomma, sapevo fare la maglia, e presi sta affare, e lui ammiratissimo mi prese a modello per tutti gli altri. Era molto, vabbè, una fesseria, però per dirti, no, c'era questa possibilità di sentire lui, di seguire i corsi di Barthes, di seguire i corsi di Foucault. Andai persino ai corsi di Lacan, capisci? Non capii assolutamente una parola di quello che dicevo, però me lo ricordo perché ero seduto. C'era una specie di sopraelevato di gradinata, in cima ai gradini, vicino a una signora che io riconobbi, che era un'attrice, aveva fatto dei film con Renoir, Sylvia Bataille, che era la sorella di Georges Bataille e che era la moglie di Foucault e la moglie di Lacan, capito? E io attaccai subito il discorso perché ero. Ma lei è Silvia Battaglia, lei è tutta contenta che l'avessi riconosciuta non come moglie di Lacan, ma come attrice degli anni 30. In quel periodo i miei stavano in periferia a Parigi, quindi ero pieno d'amici, soprattutto latinoamericani, eccetera. E in quel periodo io passai le mie giornate, traducevo delle cose per un'azienda dal francese all'italiano. E campavo un po' con questo e andavo a vedere, passavo ore alla Cineteca, alla Cinémathèque, ce n'erano due a Parigi, Rue d'Ulm e Palais Chaillot, perché il cinema era la mia passione, ho visto tutto, i classici, i film minori, eccetera. Ricordo l'emozione in cui fecero una retrospettiva i giapponesi del meglio della storia del cinema giapponese, io li ho visti tutti, insomma ero veramente un po' maniaco. Passavo i pomeriggi lì e passavo gran parte del tempo alla Biblioteca Nazionale, perché ero maestro elementare di Gubbio, non avevo una gran cultura, anche se ero avido e seguivo un po' tutto. E qui passai il tempo a vedere film e a leggere anche i classici, insomma. La scoperta maggiore fu Balzac. Mi fece una cultura e questa cosa mi ha rovinato. Perché sono tornato, i Piacentini, l'editoria, il lavoro alla Feltrinelli, il lavoro alla Garzanti, le riviste, eccetera, sono diventato un intellettuale, critico cinematografico, e me ne vergogno come un cane. È stato l'errore fondamentale della mia vita. Se potessi, tornare indietro per occuparmi di bambini e di morti di fame. Insomma, ho vissuto una storia di enormi speranze, ma nel mondo. La storia italiana, la storia della nazione Italia è stata una grande storia tra il 25 luglio del 43, no? E la morte di Moro. La nostra storia è stata quella, la Resistenza, la Costituzione, la Repubblica, le grandi riforme, che sono durate anche oltre il 68, perché l'aborto, il divorzio, la riforma sanitaria, lo Statuto dei lavoratori, anche se ormai i lavoratori erano allo sbando,
perché cambiava l'economia, cambiava. Però è stata una grande storia. Io dentro ci sono stato e ne ho goduto, perché questo, cosa che oggi sembra impossibile, però permetteva anche a dei giovani come me di diventare amici, conoscenti, di praticare le persone. Sai, io ho conosciuto abbastanza bene Ferruccio Parri, io ho conosciuto perfino Salvemini. Una volta che l'ho detto in un liceo a Milano, un ragazzino si è alzato e mi ha detto: ma lei di che secolo è, Fofi? Perché al fatto che avessi conosciuto Salvemini, che per loro era sui libri di storia, era, no? E io l'ho conosciuto, è morto nel 57, l'ho conosciuto pochi mesi prima che morisse. Ecco. Insomma, capito, ho avuto dei grandi maestri, Ada Gobetti, Angela Zucconi, i grandi, che ne so, appunto anche fratelli maggiori, Zanzotto, Volponi, Giudici, Sereni, Fortini, Elsa Morante, Anna Maria Ortese. Ho litigato con quasi tutti, con Pasolini più che con tutti, ma però, capito, era dentro una storia in cui, capito, non lo so, a me mi ha sempre sbalordito il fatto che io scrivevo delle cose feroci sui Piacentini contro il cinema italiano ufficiale e questi non mi odiavano. Quando sono diventato amico di Elio Petri, di Fellini, di questi qua, loro me lo spiegarono, diceva: tu ci accusavi di avere lasciato cadere le bandiere della rivoluzione, le bandiere della resistenza, le bandiere della sinistra, di esserci imborghesiti, arricchiti e di fare dei film borghesi. E c'hai ragione, capito? Loro sapevano che avevo ragione, anche se io li insultavo, questa cosa... Difatti poi sono diventato molto amico sia di Fellini che di Petri che Monicelli o altri. Per me Carlo Levi è stato fondamentale. Se non avessi letto Cristo si è fermato a Eboli, non avrei scritto a Danilo Dolce e sarei andato in Sicilia appena diplomato maestro a lavorare con lui. E la felicità poi di aver conosciuto Carlo Levi. Ma Carlo Bollo l'ho incontrato in realtà molto poco, insomma. Intanto l'ho incontrato culturalmente. Per esempio Machado lo devo a Carlo Bollo, che era stato il mio poeta preferito, l'ho anche tradotto le cose sue. La scoperta della letteratura spagnola. Io, quando non sapevo come guadagnarmi il pane, sognai anche, e qualche possibilità l'avevo, di diventare un esperto di letteratura spagnola, perché era quella che conoscevo meglio, spagnola e latinoamericana, capito? Capito? E avrei avuto i numeri per farlo, ero amico di Dario Puccini, degli ispanisti di allora, perché li facevo scrivere, tradurre sulle riviste, cioè potevo infilarmi tranquillamente. L'unica cosa che mi sarebbe piaciuto fare era questa di diventare un esperto di cultura spagnola e latinoamericana. Questi facevano finta, Gadda, di tradurre dallo spagnolo, da tutte le lingue. In realtà era la vecchia signora Lucia Rodocanachi Ligure, che era amica loro, traduceva per loro perché sapeva benissimo 4-5 lingue, loro ripulivano, gli davano, e però firmavano col loro nome, capito? Montale. Traduceva, ha tradotto libri importantissimi, in realtà li ha tradotti la Rodocanachi, che io avrei potuto conoscere per mia colpa, non ho conosciuto perché sono andato da un'altra parte il giorno che dovevo vedere lei con degli amici, che era questa, come si può dire, questa maestro nell'ombra, Gadda. C'è un libro di Gadda, si chiama La famiglia qualche cosa, è un classico della letteratura svedese. Se tu cerchi nelle opere di Gadda, traduzioni, figure, tradotto dallo svedese, un romanzo di 300 pagine tradotto da Gadda dallo svedese. E nel libro, Sansoni l'aveva pubblicato, nel libro c'è stata traduzione di Carlo Emilio Gadda. Che cavolo ne sapeva Carlo Emilio Gadda dello svedese, no?
Però erano tempi di guerra, dovevano mangiare, erano morti di fame e avevano questa amica che li aiutava, che sapeva, capito? E Carlo Bono, lui le lingue le sapeva, quindi traduceva lui in prima persona. Erano due i maestri da questo lato, lui e Oreste Macri, che ho conosciuto anche lui molto di sfuggita. Questo Juan de Mairena y Machado è tradotto da Macri, per esempio, che erano anche molto amici, perché Macri era un grande ispanista, traduceva, lui era leccese, come Bodini, grande poeta e traduttore, ha tradotto per Einaudi il Don Chisciotte, mica uno scherzo, ragazzi, capito? Bodini, gran personaggio, era molto amico di Carmelo Bene. Ho ritrovato sti giorni in un vecchio libro la lettera che scrive a Carmelo Bene su richiesta di Carmelo. Carmelo gli dice, era uscito Nostra Signora dei Turchi, mi danno tutti del barocco. A me non mi fa schifo il barocco, capirai, Lecce è una città barocca, una città meravigliosamente barocca, ma mi spieghi te perché tutti ce l'hanno col barocco e qual è secondo te l'importanza del barocco, visto che tu Bodini traduci e studi quella, la grande cultura spagnola. E Bodini gli ha scritto una lettera bellissima che adesso voglio ripubblicare, in cui gli spiega il barocco. Ecco, un altro debito di riconoscenza per quando ero un ragazzo, avevamo in casa, dopo la guerra, la radio, che era un trionfo, no? La radio ce l'avevano pochi prima della guerra, poi dopo è diventato un genere di consumo abbastanza diffuso. Avevamo la radio e mi capitò di sentire alcune trasmissioni di Carlo Bo, un'inchiesta che fece per la radio sul neorealismo, verso i primi anni 50. Un'inchiesta sul neorealismo. Intervistò alla radio quasi tutti, registi, scrittori, critici, insomma. L'edizione radio italiana, ERI, fecero un opuscolo con queste risposte alle domande di Carlo Bo. E io mi procurai questa cosa, non so come, riuscii ad avere questo libretto, avevo 16 anni, 17. A cura di Carlo Bo. Dentro ci fu una cosa che mi folgorò, le risposte di Carlo Emilio Gadda. Gadda dice, basta con il neorealismo, viva il barocco. Barocco è il mondo e all'artista non resta che mostrarne la baroccaggine. Punto e basta. E io restai folgorato. No, tanto scoprivo anche Gadda in qualche modo. Erano cose che ti restano, cioè debiti che uno ha nei confronti di intellettuali che ti hanno aperto degli spiragli. Io sono, mi considero un'intelligenza mediocre e però avevo un dono che era la curiosità e questa cosa mi ha permesso anche, capito, una curiosità buona. Perché se diventavo amico di Elsa Morante, tanto era lei che mi cercò, ma era perché capivo che avevo delle cose da imparare, no, non per fare il salotto, capito? Diciamo, una vocazione che era una vocazione pedagogica prima che politica, però anche di militanza di base, non militanza non violenta, militanza tante cose. Vabbè, basta, dai.